maggiori dimensioni. Gli alligatori e i coccodrilli sono i più grandi rettili viventi. C'è una specie che può raggiungere i 7 metri. Appartengono allo stesso ordine e hanno abitudini e aspetto simili. Entrambi passano molto del loro tempo in acqua, lasciando affiorare le narici, gli occhi e una parte della schiena. I piccoli nascono da uova bianche e ovali. L'alligatore depone da 20 a 90 uova sulla terraferma in un nido di fuscelli e foglie e dopo le abbandona, lasciando che si schiudano al calore del sole. Mentre il coccodrillo depone le uova nella sabbia e la madre aspetta nelle vicinanze per aiutare i piccoli a strisciare fuori dal nido. Entrambe le specie emettono un forte grido di richiamo. Gli alligatori hanno una testa larga e piatta, sono pesanti, non molto attivi e hanno ancora un'intelligenza primitiva. Si spaventano per un non nulla. Non abbandonano mai la loro strada per attaccare l'uomo, a meno che l'esperienza non gli abbia insegnato che l'uomo è una facile preda. Gli alligatori preferiscono cacciare nell'acqua. Se un essere umano viene attaccato, è perché nuota lentamente e vicino ad un alligatore. Quando attacca, afferra saldamente la vittima e la trascina in un covo sotterraneo, dove, dopo qualche giorno, si godrà il pasto con tutto comodo. Gli alligatori si trovano nelle parti più calde dell'America e della Cina. I coccodrilli, invece, sono attivi, leggeri e hanno una testa che si stringe a punta. Essi uccidono più persone di qualunque altro animale, fatta eccezione per il cobra. Il coccodrillo africano e il coccodrillo d'acqua salata sono veri mangiatori di uomini. Non solo attaccano chiunque si avvicini a loro, ma si avventurano perfino sulla terraferma per inseguire la loro vittima, afferrarla e riportarla in acqua annegandola. I coccodrilli si trovano in Africa, Asia, Australia e America. Che cosa sono i serpenti? I serpenti sono animali lunghi e sottili, privi di zampe. Sono dei rettili e sono carnivori, si nutrono cioè di animali. Le loro mascelle, attaccate con fibre elastiche alle altre ossa del cranio, sono munite di denti aghiformi con i quali possono afferrare la preda e inghiottirla. La maggior parte dei serpenti ha anche due file di denti sul palato, dette premascellari. Il serpente si nutre premendo una mascella sul cibo, mentre i denti del resto della mascella trattengono la preda. Poi l'altra mascella viene conficcata nel cibo, che in questo modo viene spinto dentro alla gola. Sono difficili in fatto di cibo e le abitudini alimentari variano a seconda del tipo di serpente. I pitoni si nutrono di animali che possono raggiungere la dimensione di piccole antilopi. Alcuni piccoli serpenti ciechi mangiano solo termiti. Altri si nutrono di serpenti e roditori. Ma tutti hanno una grande quantità di saliva che li aiuta ad ingoiare e a digerire la preda. Una delle ghiandole salivari produce una sostanza conosciuta come il veleno del serpente. Ha una spina dorsale e un sistema digerente, un fegato, un cuore e tutti gli altri muscoli, ghiandole e organi che si trovano nella maggioranza degli animali con una spina dorsale. Il serpente può strisciare sulle pietre, sugli alberi e scivolare nei buchi grazie a dei grandi scudi situati nella parte inferiore del suo corpo. Questi vengono spinti in avanti in modo tale che il bordo posteriore di ogni scudo prema contro qualcosa sul terreno.